mantiene comunque vivo il possesso Sora in questi 17 secondi finali. Porta De Santis. Allo scadere del 24 De Santis piazza la tripla. Pochissimi. Finisce così il derby fra Sora e Cassino, 92 a 58, un risultato che parla chiaro, Cassino devastante ai danni, se possiamo così dire, dei cugini della Sora, che purtroppo hanno giocato, purtroppo per loro hanno giocato la partita sull'onda del nervosismo. Il Cassino è stata più furba e ha dimostrato di essere decisamente più forte, ha portato a casa una partita non facile, 94-58 qui alla Palla Basket Aldo Di Poce di Sora. Coach Mario della Pallacanestro Sora, certo il Cassino si è mostrato un avversario nettamente più forte, purtroppo ha giocato un brutto scherzo per il Sora anche il nervosismo. No, non è questione di nervosismo, è questione che noi sapevamo con chi dovevamo giocare, sapevamo il valore dei nostri avversari, però quello che ci ha condizionato da un lato è stato il doppio fallo che ha chiamato Arriva, che praticamente ci ha condizionato tantissimo. E poi niente, noi non siamo riusciti a mettere in pratica i meccanismi che avevamo provato durante la settimana. Loro effettivamente è una squadra di categoria superiore e difatti si vedono gli score, praticamente ne sbagliano pochissimi da tre, e quindi niente. Che la cosa soddisfacente è stato il fatto di aver visto tre ragazzi che praticamente in mezzo a campo hanno avuto personalità, hanno giocato, e quindi questo è un fatto positivissimo. Leonardo Manzari, non per sminuire gli avversari, è sembrata quasi una partita di allenamento anche con un pubblico così ostico. Sì, le condizioni ambientali lo sapevamo erano molto ostiche, ma il piacere di vedere questa squadra esprimersi in questo modo è sommo per noi che l'abbiamo costruita e per noi che ci crediamo. Sappiamo che continuando a lavorare in questo modo possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. La squadra sta rispondendo come noi volevamo e come è giusto che sia. Voglio fare una notazione infine per tutto quello che è successo durante la settimana. Noi stiamo in una condizione di allenamento veramente difficile. Purtroppo Cassino non sta aderendo, io parlo di varie istituzioni a vario titolo, a questo spettacolo. Ci dispiace perché una squadra di questo livello, un basket di questo livello, forse Cassino lo merita, ma non merita altre persone. Grazie. Coach, partita a campo difficile questo di Sora, ma con grande intelligenza la Virtus Cassino non cede alle provocazioni, anzi forse fa cedere proprio l'avversario in ciò. Sì, siamo stati bravi a fare quello che avevamo pensato in settimana. Sapevamo che è un campo difficile, poi è un derby, magari nella nostra squadra non sentito tantissimo perché comunque sono tutti giocatori di fuori, ma ci tenevamo a far bene per la società. La società ci teneva, è sempre un derby, quindi i derby sono partite che si giocano di solito punto a punto, sono nervosismo, e quindi ci aspettavamo una partita maschia sicuramente, ma non con questo divario. Sinceramente questa sera sono andati bene anche le percentuali dall'arco, quindi ci hanno aiutato tantissimo, abbiamo fatto benissimo quello che avevamo preparato, anche perché loro avevano un nuovo innesto Riva, quindi ci avevano un po' sbilanciato sotto questo punto di vista. Però devo dire, ragazzi hanno reagito bene senza farsi influenzare sia dal caloroso pubblico che c'è qui sia dalle condizioni del campo. Insomma, devo dire, è una buona partita, non perfetta, ma come tutti i derby non è complicato fare un derby perfetto. I derby sono sentiti e si giocano sempre sul filo della soglia, sono anche brutti da vedere per il pubblico. Questa sera abbiamo sfatato questo mito perché abbiamo fatto diversi punti, non so quando è finito, 94 punti, e il pubblico si diverte quando segni tanto. Quindi siamo soddisfatti di aver vinto sia il derby sia di aver fatto divertire un po' il pubblico, perché hanno fatto delle giocate spettacolari i miei giocatori, devo dire, poi aiutati anche dalle percentuali, sicuramente dall'arco,
il plauso va a loro, cioè sono stati concentrati, non è quello che chiediamo in settimana, usare la testa in mezzo al campo, non servono milioni di allenamenti o di grande intensità negli allenamenti. Gli allenamenti servono per limare determinate situazioni, poi in campo si va con la testa, non farsi mai abbattere, non uscire mai dalle direttive. Questo è quello che cerchiamo di fare, stasera c'è riuscito. Devo dire che comunque Sora non è una squadra che ha questo divario. Oggi ha preso questa differenza punti, ma è una buona squadra. Magari noi l'abbiamo fatta apparire come per la differenza punti come una squadretta, ma non è così. Loro sono adesso, hanno preso una buona dimensione con due giocatori ottimi interni, degli esterni buoni, quindi detto diciamo che è a un buon livello, forse hanno qualche rotazione in meno, però non è sicuramente una squadra che sta a due punti. Vedremo durante il campionato, ripeto, qui sarà un cambio difficile, non per tutti facile venire a vincere qui. Noi abbiamo superato questo scoglio, adesso ritorniamo tra le mura amiche, vediamo, prepariamo la prossima partita, partita dopo partita. Emanuele, Sora ti ha accolto alla grande. Anche se d'avversario hai comunque regalato al pubblico una grande prestazione. Sicuramente il pubblico di Sora e l'ambiente di Sora rimarrà sempre parte della mia vita, perché sicuramente non è stato una delle tante stagioni, un qualcosa di più. Poi vincere un campionato non è da tutti. Un caloroso abbraccio a tutti quanti quelli che mi hanno applaudito questa sera e anche a nonna. Allora Gio, partita subito fisica, però il Cassino è più intelligente, riesce a mantenere i nervi saldi e alla fine porta a casa un risultato strepitoso. Sì, una partita importantissima che temevamo dall'inizio, perché comunque è una squadra ostica in casa che dà molto fastidio, con dei ragazzi molto forti come Laudoni, come Riva, che è il nuovo innesto del Sora. Naturalmente noi, grazie all'ottima difesa che il coach ha impostato e con i giusti aiuti difensivi, siamo riusciti a fermare una buona squadra come la Sora. Su questa TV, le gare della BPC Virtus Casino, terra di San Benedetto.